Ciao ragazzi, come vedete dall'immagine sulla scatola, oggi voglio parlarvi della mia guida che si collega alla motosega che ho utilizzato per tagliare un tronco a fette. Come prima cosa voglio farvi vedere la scatola, questo perché? Perché c'è scritto il nome della guida in inglese, Chime Solve. Quindi memorizzatevi il nome se volete cercare questa guida in rete. La guida, come vedete, è questa, è completamente costruita in ferro, soltanto le guide sono in alluminio. È abbastanza pesante e anche molto grande, questo perché? Perché questo è un modello che ci permetterà di tagliare dei tronchi di diametro da 36 cm fino ad arrivare a 92 cm, diciamo che è quella, una di quelle più grosse. Poi ne esiste un altro modello che ci permetterà di fare un taglio al massimo di 114 cm. Vi consiglio di comprarne una che, come si dice, in base alle vostre dimensioni, in base alle vostre dimensioni di taglio. Questo perché? Perché più sono grandi e più pesano, non soltanto perché sono più grandi, ma anche perché la struttura è molto più grossa. E quindi peserà già tanto la guida, sarà in più molto lunga, in più ci sarà anche il peso della motosega. Quindi rimaniamo sbilanciati, soprattutto se dobbiamo fare dei tagli su delle fette di legno piccoline. Allora, in questo video cosa facciamo? Vi faccio vedere come si monta la guida, visto che io ho trovato questo problema. L'unico problema di questa guida è che le istruzioni erano completamente in cinese e quindi praticamente inusabili. Comunque in 5-10 minuti si riesce a capire come si effettua il montaggio e in altri 10 minuti si monterà. E poi soprattutto il primo taglio, voglio farvi vedere come si effettua il primo taglio. Questo perché? Perché dal secondo taglio in poi sarà semplicissimo da utilizzare questa guida, perché la guida è stata concepita per fare dei tagli in piano, quindi quando siamo messi in questa situazione. Appoggiamo la guida al tronco e chiaramente spingiamo. Il primo taglio invece non sarà così, perché? Perché il tronco chiaramente non sarà in piano, sarà curvo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire noi delle guide dove andremo a appoggiare la nostra guida e quindi per fare il taglio preciso. Allora, se guardate altri video, come l'immagine che vi faccio vedere, tantissimi utilizzano la scala oppure, come si dice, attaccano con delle viti dei legni. Io, come vedrete nel mio video, invece ho utilizzato dei pezzi in PVC. Qualsiasi cosa va bene, basta che dovete metterla in bolla, perché chiaramente il taglio dovrà essere fatto perfetto, altrimenti, se per caso utilizzate dei pezzi di plastica come me e fa la pancia, chiaramente poi il taglio verrà effettuato con la pancia. Quindi mi raccomando, io ho messo addirittura due spessori anche in mezzo al tronco, poi ho testato con la bolla e poi ho effettuato il primo taglio. Niente, allora la prima cosa che vi faccio vedere è cosa c'è contenuto nella scatola. Nella scatola, chiaramente, come vi dicevo, c'erano le istruzioni, poi c'è una comoda borsetta dove c'erano dentro tutti i dadi e tutte le ranelle, anzi ce n'erano dentro anche di più, e poi un paio di guanti che erano abbastanza belli, anzi molto belli, li sto utilizzando tra l'altro per lavoro, e poi, due chiavette. Una che è questa, che è quella originale, e poi l'altra chiavetta era, una chiave a tubo, era scomodissima e quindi io l'ho cambiata con una chiave normale. Adesso la smonto e vi faccio vedere come si effettua il montaggio.
Vediamo, cazzo. Ora non ci resta che fare l'ultima regolazione, che è quella per lo spessore del taglio del tronco che vogliamo fare. Basta svitare queste quattro viti, alzare e chiaramente ritirare le viti. Thank you.
Siamo giunti al termine della recensione della guida, come avete visto i tagli vengono belli puliti. Vi do due dritte. La prima è quella di infilare dei cunei sempre sotto il taglio, come mi avete visto fare, altrimenti il pannello che state tagliando appoggerà sulla lama e farete più fatica. La seconda è quella di fare benzina, perché come avete visto io mi sono dimenticato di fare benzina, mi si è fermata la lama quasi alla fine, ecco, bisogna ritirare fuori tutti i cunei per spingere indietro la motosega, rifare benzina, rinfilare la motosega e rinfilare tutti i cunei. Allora, la guida mi è piaciuta tantissimo, come avete visto funziona benissimo. Allora, ci vogliono 10 minuti a taglio quando usiamo il pannello che è già in piano. Invece, quando utilizziamo la guida come quella che mi avete visto fare, ci vuole un po' più di tempo e ci si mette anche un po' più di fatica. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto il video e vi ringrazio, alla settimana prossima.